Ruminanzi è media partner del corso di alta formazione in diritto agroalimentare. Questa è un'iniziativa interessante che stiamo seguendo con attenzione. Siamo appunto, come vi ho detto, media partner, cioè abbiamo il compito di aiutare, non di fare in maniera esclusiva, la diffusione di questo percorso di aggiornamento abbastanza importante, che è diviso in vari moduli. Voi avrete già visto due free masterclass che abbiamo organizzato precedentemente con altri moduli, ma questo qui in particolare, in cui abbiamo coinvolto la professoressa Alessandra Bordoni, che chiamerò Alessandra perché mi ha autorizzato a farlo da ora in avanti, è particolarmente interessante. Questo sarebbe il modulo 9, che avrà luogo il 15 ottobre del 2021 dalle ore 14:30 alle ore 18:30. E è molto interessante perché ha un titolo I claims e le indicazioni nutrizionali. Allora, noi che ci occupiamo di non solo della produzione primaria, però quindi delle filiere del latte e della carne da ruminanti o di ruminanti, vediamo i claim come una sorta di terra promessa, perché nel momento in cui io riesco a collezionare dei claims, non soltanto nutrizionali, ma non so, la sostenibilità, eccetera, su una produzione primaria particolarmente sofferente, no, in termini di capacità di esprimere una redditività, beh, insomma, la vediamo con una grande speranza questa. Poi soprattutto i claims nutrizionali, perché il latte e la carne sono tra gli alimenti più antichi di cui l'uomo ha potuto disporre. Ho visto il programma praticamente di questo modulo, che ve lo leggo rapidamente perché è interessante. È l'inquadramento della fattispecie, quindi la definizione di claims, che è una parola anche che va compresa. Fonti normative comunitarie, eccetera, eccetera, fonti normative nazionali, poi ci sono i principi generali, la disciplina delle indicazioni nutrizionali, le indicazioni sulla salute, altri claims, la disciplina sanzionatoria. Allora, perché riuscire a mettere in un'etichetta o in una comunicazione questi claims, oggi è possibile? Però bisogna farlo con attenzione, perché si vanno a promettere cose che poi devono essere abbondantemente dimostrate. Allora, quindi io chiedo a Alessandra, che ringrazio moltissimo della sua disponibilità, ve la presento brevemente. Alessandra, la professoressa Alessandra Bordoni è un docente dell'Università di Bologna, lei è un medico specialista in scienze dell'alimentazione, quindi è la persona perfetta, diciamo, per affrontare questo argomento, perché non è soltanto una conoscenza legislativa, ma di nutrizione, e a livello poi, mi spiegava prima, anche di ricerca di base proprio sulla nutrizione umana. Quindi gli volevo chiedere un po' qual è l'obiettivo che ti vuoi prefiggere in questo modulo, cioè cosa vuoi far passare come messaggio generale, Alessandra? Allora, intanto grazie Alessandro per la presentazione, condividiamo il nome, che è un bellissimo nome, peraltro. Ok. E facciamo anche un lavoro Buongiorno. simile, però su specie Facciamo anche un completamente lavoro simile. differenti. E Okay. comunque buongiorno a tutti. Allora, grazie per la domanda, grazie per l'intervista e grazie per la domanda. E perché è una domanda importante, qual è l'obiettivo? E l'obiettivo è cercare di far capire che al mondo della produzione anche, e comunque a chi si occupa di alimenti, che appunto questi claim o indicazioni, se lo vogliamo dire in italiano, che sarebbe forse più corretto, visto che abbiamo una bellissima lingua nazionale, e non sono un sistema costrittivo, ma sono appunto un'opportunità, come hai detto giustamente. E nel senso che, ma questo è stato un poco, a mio parere, anche l'intenzione dei legislatori. Nel senso che la prima intenzione era sicuramente quello di salvaguardare il consumatore. E i claims nascono per salvaguardare il consumatore dalle false promesse. E questo è in effetti vero, perché quando non c'era una regolamentazione di questo tipo, si poteva dire di tutto e di più. E questo non va bene, nel senso che io che acquisto un prodotto perché leggo che il prodotto ha certe caratteristiche, devo essere ragionevolmente sicuro che queste caratteristiche ci sono veramente. E prima non era così. Io lo racconto molto spesso ai miei studenti di aver trovato una volta in un supermercato
un'insalata di quelle di quarta gamma, quelle già pronte, in cui c'era scritto l'insalata che ti allunga la vita. Allora, ti sembra che sia possibile promettere che mangiare un'insalata ti allunga la vita? No, ovviamente non è una presa in giro. Questo deve essere evitato, però c'è un altro risvolto di queste indicazioni, ossia la possibilità di avvantaggiare i prodotti buoni, tra virgolette, nel senso non buoni per le caratteristiche organolettiche, ma buoni per la salute. E i claims danno questa possibilità, e per cui la finalità sarebbe proprio quella di cercare di far capire che non sono un nemico, anzi sono un amico dell'industria alimentare, e l'importante è saper leggere bene quello che c'è scritto nella legislazione, perché appunto se non vengono utilizzati in maniera corretta o non vengono utilizzati in maniera competitiva, esistono delle sanzioni. Ma devo dire che per mia esperienza personale e di conoscenza del mondo produttivo, molte volte i claim vengono utilizzati male, e proprio perché c'è poca conoscenza, perché non si legge bene quello che dice il regolamento, o ancora peggio, i claim non vengono utilizzati quanto si potrebbe. E secondo me è ancora peggio, nel senso che un prodotto che potrebbe essere valorizzato in realtà non viene fatto semplicemente perché non si conosce come si potrebbe nella realtà fare in piena legittimità. E quindi te, Alessandra, diciamo, spiegherai nel modulo bene questo regolamento nel dettaglio. Io vedo qui la data, un regolamento del 2006, poi c'è un regolamento del 2009, e quella l'origine di questa cosa dei claim, cioè la legge è in quel tempo che ha dato l'opportunità di fare delle indicazioni nutrizionali? Sì, allora, ci sono in realtà state delle fasi diverse, nel senso che queste indicazioni si dividono in due grosse categorie, le indicazioni nutrizionali e le indicazioni salutistiche. Le indicazioni nutrizionali sono state regolamentate prima adesso non ricordo esattamente la data, e comunque è stato sicuramente precedente il regolamento, e sono quelle che diciamo permettono di indicare le caratteristiche di contenuto di nutrienti, e non so, a basso contenuto di grassi saturi piuttosto che fonte di vitamina C, per cui si basano solo su un contenuto quantitativo. Mentre invece ci è voluto decisamente più tempo per avere anche le indicazioni cosiddette salutistiche, che mettono in relazione il contenuto, i nutrienti dell'alimento con la funzione del nutriente stesso. Per esempio, il calcio contribuisce allo sviluppo di ossa normali, per cui non è più solo, anche perché che questo è stato un passo molto importante, nel senso che pensiamo al consumatore, cioè l'indicazione è rivolta al consumatore. Allora, il consumatore che legge fonte di vitamina C o fonte di calcio, forse ha anche un'idea del perché la cosa è importante, ma pensiamo a altri nutrienti un po' meno conosciuti. Fonte di vitamina B1, il consumatore ha un'idea del perché è importante, nella maggior parte dei casi no, probabilmente prende atto, ma non più di così, non capisce se è un prodotto che per lui può essere importante. Per cui l'indicazione salutistica serve a questo, e a collegare il contenuto di nutrienti del prodotto con una possibile funzione per il benessere e per la salute dei soggetti. Per cui, per creare la lista dei claim consentiti, dei claim salutistici consentiti, ci sono voluti diversi anni e un grosso lavoro da parte di EFSA. Alla fine è stata EFSA, l'ente per la sicurezza alimentare, che ha indicato quali erano le indicazioni possibili. Adesso abbiamo quella che viene chiamata una lista dinamica, nel senso dinamica perché alcune non è questa scritta nella pietra, come si suol dire, ma ci possono essere nuove indicazioni che entrano nella lista,
E la cosa che molto spesso i produttori non sanno è che se il loro prodotto rispetta certe caratteristiche, queste indicazioni possono essere utilizzate liberamente. Non c'è bisogno di chiedere permessi o cose del genere, e basta che il prodotto corrisponda a certe caratteristiche. Per cui non ci sono costi per fare questo, se non il fatto di fare una verifica che quello che si dichiara sia vero. Sì, è vero. Ecco, ti volevo chiedere questo, Alessandra. Queste indicazioni nutrizionali, no? Anche per far capire a chi ci ascolta bene la questione, dove vanno scritte? Su quella che si chiama l'etichetta? Cioè, è diverso quello che io scrivo in etichetta e quello che io scrivo, che so, sui depliant, sulla comunicazione, o è la stessa cosa? Allora, è in questo caso è la stessa cosa. Nel senso che io posso scrivere il claim nutrizionale e sia sulla confezione del prodotto e sia in materiale pubblicitario. Okay. L'unica cosa che devo rispettare è il fatto che se io indico che, per esempio, che il prodotto è fonte di vitamina C, faccio sempre l'esempio della vitamina C, devo poi riportare il contenuto di vitamina C nell'etichetta nutrizionale, che normalmente contiene soltanto l'indicazione di energia, proteine, grassi e carboidrati. Ma se io ho un'indicazione su un altro nutriente, devo riportare nell'etichetta nutrizionale anche il contenuto quantitativo, in grammi, in milligrammi, quelli che sono, anche di quel componente, che altrimenti non sarebbe obbligato, cosa che altrimenti non sarebbe obbligato. Ecco, vediamo un attimo, che è veramente importante quello che sto ascoltando, cioè l'etichetta nutrizionale, no? Quindi abbiamo imparato a utilizzarle, onestamente, soprattutto per gli aspetti dei grassi saturi, dei grassi insaturi e del sale, no? Il demonio di questi tempi. E, dalla tua visione, diciamo, evolverà ulteriormente, cioè io posso scrivere quelle cose, ma se voglio scrivere qualcos'altro, che ne so, la posso ampliare a piacimento un'etichetta nutrizionale o sono vincolato a quelle voci e solo quelle? Allora, quelle voci sono obbligatorie e io posso aggiungere altre voci, ovviamente se però, allora, se la quantità del nutriente raggiunge quello che viene definito il cutoff, il limite per avere l'indicazione, posso anche mettere l'indicazione fonte di, ricco di, oppure al contrario, se è negativo e ha ridotto a basso contenuto di. E se non aggiungo queste soglie, posso scrivere il contenuto nell'etichetta, ma non posso vantarlo. Cioè, scriverò semplicemente, calcio questa quantità, ma non posso dire che è ricco di calcio. Ok. Di calcio. Per cui a quel punto, diciamo, non voglio dire privo di senso, è un'informazione, ma non mi permette di dare un plus al prodotto. Mentre invece, ci sono tanti prodotti che hanno un contenuto di alcuni nutrienti che permetterebbe, okay? Lo permetterebbe, però non viene utilizzato. Senti, mi metto nei panni del consumatore, no? Cioè, ma si può realmente fidare il consumatore delle indicazioni nutrizionali? Cioè, c'è chi lo fa? Mettiamo, io sono un'industria un po' maldestra, no? O per dolo o per sciattezza, scrivo una cosa lì così, no? A cosa incorre una dichiarazione falsa, oppure leggera, oppure inverosimile, il produttore? Sai, il consumatore, perché noi abbiamo sempre, Alessandro, la speranza che il consumatore, quando sta col carrello in mano, promuova certi prodotti rispetto ad altri. Questo è di stimolo per le filiere, indubbiamente, no? Però ci chiediamo sempre, ma ci crede il consumatore? Può star sicuro? È una domanda, lo so. Diciamo che il consumatore ci dovrebbe credere, perché in Italia abbiamo un'industria alimentare seria. E questa è una cosa, io devo dire, incontro tanta serietà nell'industria alimentare, anche perché le sanzioni esistono. E tieni conto che ci sono due tipi di sanzioni diverse, diciamo. Allora, se io dichiaro in etichetta un contenuto
che non corrisponde a quello reale, e perché sono stato leggero, perché ho fatto delle analisi sbagliate, perché tutto quello che vuoi, ci possono essere tante motivazioni, e però se non corrisponde a quello che è scritto in etichetta, tenendo conto che esiste una certa tolleranza legata al fatto che, come tu ben sai, gli alimenti non sono una cosa fissa, sono una cosa naturale, per cui insomma io non posso giurare alla virgola che il contenuto sia quello, perché le variabili sono troppe, per cui esiste una certa tolleranza, e se io dichiaro una cosa falsa, in questo caso è una frode vera e propria. E se io utilizzo un claim in maniera sbagliata, dipende da che tipo di sbaglio faccio, nel senso che se io devo tornare un po' indietro per fare un esempio migliore. Allora, in particolare per i claim, quelli definiti statistici, ci sono, sono permessi alcuni claim, ed esiste anche una precisa sequenza di parole, cioè io non posso dire più o meno quello, io devo dire quello che è permesso. E per esempio, la cosa di prima, il calcio favorisce un corretto sviluppo delle ossa. Ok? Questo è quello che io posso scrivere. Ed è sanzionato dal regolamento, cioè il regolamento che mi dice esattamente quello che posso scrivere. Se io non scrivo esattamente quello, ma lavoro un po' di fantasia, magari anche soltanto così per cercare di favorire il consumatore, per fargli capire meglio, perché alcune di queste diciture non sono chiarissime, e allora invece che scrivere favorisce il normale sviluppo dell'osso, lavoro un po' di fantasia e scrivo e previene l'osteoporosi. Ok. Ecco. Questa è una dichiarazione mendace, okay. Nel senso che non sto utilizzando le parole dei claim, sto dicendo una cosa che va un po' più in là. Non è più una frode, nel senso che se il contenuto di calcio corrisponde alla possibilità di avere un claim, a quello che dichiaro in etichetta, non è una frode, però è una dichiarazione mendace, diciamo una... induce il consumatore a una falsa opinione del prodotto. E è abbastanza scivoloso come discorso. Sì, però è chiarissimo. E senti, il tipo di reato è penale o amministrativo? O tutte e due? Oh, questo mi fai una bella domanda, perché io non sono un avvocato. Sì, no, vabbè. Un veterinario lo sta chiedendo a un medico, quindi con i limiti delle nostre competenze. Ecco. Sicuramente è un reato amministrativo, okay. In particolare per quello che è la dichiarazione di indagine, infatti si risolve effettivamente con una multa, per cui sì. Io ritengo che anche, io penso che siano reati di tipo amministrativo. Okay. E devo dire che anche sul discorso della sanzione, che è una sanzione pecuniaria, al di là del ritiro della confezione che riporta un'indicazione non corretta, quindi da essere tirata la confezione, e è abbastanza variabile, nel senso che non esiste una, è un po' diciamo a discrezione di come viene giudicato di reato di infrazione. Perfetto. Alessandra, un'ultima domanda. Non voglio anticipare i temi che approfondirai molto nel modulo, eccetera. Quindi faccio una domanda al medico che si occupa di nutrizione umana. Questo benedetto latte, no? Che è il nostro modo di stare al mondo, no? Produrre il latte e produrre anche la carne rossa, nel nostro caso in particolare. Ma rimaniamo nel latte, sono alimenti a volte controversi, no? Perché fanno bene, fanno male, insomma, ovviamente, ma così, proprio in maniera non scientifica, ma di una chiacchierata. Secondo te il latte può generare dei claim nutrizionali importanti, cioè
il latte o latti prodotti magari in determinate condizioni. Sai, noi siamo sempre lì nella voglia di tirarlo fuori questo latte dalla palude delle commodity, no? Perché pensiamo che non sia giusto che stia lì. Sono d'accordo, sono d'accordo. E io sono una grossa sostenitrice del latte come lì. Bene. Non ho... Ti tranquillizza. Un giorno, parlando di latte, sono stata contestata da una persona che ha detto che noi siamo gli unici esseri viventi che bevono latte anche da adulti, e io ho risposto: siamo anche gli unici esseri viventi che utilizzano i cellulari e che guardano la televisione. Bella risposta. L'evoluzione determina qualche cosa. Ce la venderemo, Alessandra, questa, sì. No, sicuramente io penso che il latte abbia delle grosse potenzialità, e non soltanto per quelli che sono i comuni nutrienti, e per comuni nutrienti intendo il calcio, come sappiamo, cioè il latte, e mamma mia, se non beviamo latte, se non mangiamo prodotti lattiero-caseari, è un problema bilanciare l'alimentazione, che si dica, non è così easy, ma anche perché nel latte ci sono anche delle proteine che una volta idrolizzate nel nostro stomaco, nel nostro intestino, danno origine a dei frammenti che vengono chiamati peptidi bioattivi, che sono veramente delle sostanze che hanno un'attività funzionale. È ancora una ricerca, è tutto ancora un divenire, ma sicuramente il latte è un alimento che andrebbe studiato di più, e non come commodity, sono d'accordo, è qualcosa di molto più importante. Merita sicuramente di più il sì, latte. Assolutamente sì. Alessandro, io ti ringrazio molto di questa tua disponibilità, e spero che abbiamo fatto venire la voglia a chi ci ascolterà e ci vedrà di approfondire questo argomento. Quindi vi ricordo che stiamo parlando del corso di alta formazione in diritto agroalimentare organizzato dalla Fondazione Forense Bolognese e dall'Ordine degli Avvocati di Bologna. Questo è il modulo 9 che si terrà il 15 di ottobre del 2021, dalle ore 14:30 alle ore 18:30. Poi troverete già, ma se siete arrivati fino a questo punto di vedere il video, l'avete anche già letto, troverete poi tutte le indicazioni di iscrizione. Quindi vi ringraziamo, ti ringrazio ancora, Alessandra. Grazie mille e arrivederci. Arrivederci.